Sì, noi ci troviamo a Muccia, comune di 900 abitanti in provincia di Macerata, duramente colpito dal sisma del 26 ottobre 2016. Non siamo qui per raccontarvi delle casette dei terremotati che ancora non sono pronte in alcune parti del centro Italia, qui in particolare ne mancano 60 su 160, ma siamo venuti appunto a Muccia per raccontarvi la storia di chi ha deciso di costruirsi la casa provvisoria, un prefabbricato, da solo. Per esempio il signor Renzo Capitani, che è questo signore che vedete qui con me, si è costruito la casa che c'è alle nostre spalle, una casetta di legno con l'aiuto del figlio e dei vicini. Lei ci vive qui con sua moglie, quando c'è entrato? Più o meno il mese di aprile. Quindi terremoto 26 ottobre e lei c'è entrato ad aprile. Adesso c'entriamo anche noi, così vi facciamo vedere com'è dentro questa casa, perché appunto, come dicevate voi, tra due giorni il signor Renzo, ma non solo lui, rischia di diventare, di essere considerato un abusivo, perché ci sono dei criteri, dei requisiti stringenti per cui una casa è considerata abitabile. Per esempio l'altezza del soffitto, adesso alzo un braccio così riuscite un po' a capire, l'altezza dovrebbe essere 2,70 m, qui quant'è invece? No, qui andiamo dai 2,10 ai 2,60 dall'altra parte, no, assolutamente non ci siamo. Poi, per esempio, la camera che adesso l'operatore vi fa vedere, la camera da letto, se ha due letti, deve essere minimo di 14 metri quadrati. Invece, quant'è la sua? Intorno ai 12. Intorno ai 12, quindi poco meno. E poi, ovviamente, le case, intanto usciamo, devono essere poste su un terreno edificabile, mentre qui siamo nel suo giardino. Qui siamo nel circondario della casa originale, non è rifabbricabile. Ok, adesso usciamo così, vi facciamo vedere che però, come il signor Renzo, in realtà ci sono tanti altri abitanti che sono in questa situazione. Pensate, circa 1200 persone in tutta questa zona delle Marche. Ad alcuni, come quest'altro signore che vedete alla mia destra, il signor Antonio, sono già arrivate le lettere da parte del comune che intimano entro il 31 gennaio di presentare una domanda di richiesta per la regolarizzazione, però i criteri sono quelli che vi ho detto prima e quindi loro in realtà non entreranno mai in questi criteri, quindi sono abusivi. Lei, signor Antonio, tra l'altro è pure un ex carabiniere, tra due giorni diventa abusivo. Quindi scusami Francesca, quindi che devono fare? Come tutti gli altri. Che devono fare? Lo proviamo a chiedere a questo esponente dell'associazione La Terra Trema, ci chiede la nostra conduttrice, siete in questa situazione, adesso che cosa potete fare? Noi possiamo far poco, era la De Micheli che in tempi non sospetti, come commissario straordinario per la ricostruzione, poteva aver fatto. Noi siamo andati a portare una lettera a mano, poi abbiamo anche scritto, poi successivamente... Voi chiedevate una deroga, una sorta di sanatoria per questa situazione. Sanatoria che però non è stata fatta, o comunque sia non è questo quella che è uscita, insomma. In particolare il commissario straordinario per la ricostruzione Paolo De Micheli ha risposto ai sindaci dei 20 comuni che sono in questa situazione che le camere sono state sciolte il 27 dicembre, quindi scrive la De Micheli, nessun intervento normativo è ragionevolmente ipotizzabile, e poi dice anche che non si è ritenuto di consentire ulteriori deroghe alle normative. Quindi il signor Renzo e tutte le persone che vedete dietro di lui tra due giorni sono rischiano abusivi. Una denuncia penale perché abusivi. Purtroppo è così. Io sinceramente mi sento di essere una persona di onesta e di non aver fatto niente di male. Se poi per i politici, per le loro cose interne, non so che cosa abbiano in mente, siamo diventati, noi gli onesti siamo diventati dei delinquenti. Il resto la gente si farà un'idea.